Sono stati più di 61.000 i visitatori che hanno fatto tappa a Verona Fiere nei tre giorni della manifestazione Sport Expo, rivolta a bambini e giovanissimi fino a 14 anni. Le discipline sportive sono state alla portata di tutti per un avvicinamento allo sport realizzato con la collaborazione delle federazioni e delle società sportive. E gli faremo provare la canoa dentro a questa piscina che abbiamo allestito apposta per l'occasione e gli faremo anche provare a salire a bordo del gommone, dei due gommoni che abbiamo portato, gommoni da rafting per andare sul fiume, che sono naturalmente mezzi più grandi e avrebbero bisogno di uno spazio maggiore, per cui li teniamo a terra e gli diamo un po' di nozione rispetto a quello che è il rafting che facciamo a Verona attraverso la città. Questo tipo di sport può essere insegnato da piccoli, da così piccoli? Assolutamente sì, e i corsi di canoa iniziano già dai 7-8 anni e si svolgono al Chievo, presso il centro Bottagisio, quella struttura nuova che è stata costruita proprio al Chievo, e che è anche la base di partenza per le nostre escursioni attraverso la città con i gommoni con le quali facciamo le spiegazioni sulla storia fluviale della città e la visita del Museo dell'Adige che abbiamo allestito all'interno della vecchia dogana di Fiume, che è la sede storica del Canoa Club. E noi siamo l'IC 15 di Borgo Venezia, le scuole forti, sì. Allora, questa iniziativa che successo riscontra tra i bambini? Beh, i bambini aspettano di anno in anno questo appuntamento perché è una bellissima occasione per conoscere discipline sportive nuove, per passare una bella mattinata insieme e insomma valorizzare anche un po' i valori veri dello sport. Sport Expo è la vetrina degli sport veronesi, la vetrina perché significa tutte le discipline sportive, oltre 50 discipline quest'anno, messe in mostra, provate, sperimentate da tutti i ragazzi di Verona under 14, dai 3 ai 4 anni fino ai 15-16 anni. Qua insegniamo ad arrampicare, la nostra è una palestra arrampicata aperta dal 2008, ci troviamo a Palazzina, a Verona, e l'attività che proponiamo è un'attività di sviluppo sia fisico, di schemi motori, che mentale, di vincita della paura. Allora, siamo all'Istituto Comprensivo di Minerve, precisamente la scuola primaria Giovanni Pasqui di Robert Chiara. Allora, quanto i ragazzi hanno voglia di venire qui a fare questo tipo di sport? L'entusiasmo chiaramente è alle stelle, lo verifichiamo ogni giorno quotidianamente, insomma la loro voglia di muoversi. Rafforzata quest'anno anche dalla settimana dello sport, quindi questo diciamo è un'attività conclusiva di tutto quello che è il percorso sullo sport. Veniamo ogni anno, è un'attività che loro gradiscono, che loro richiedono e le famiglie stesse lo richiedono, tant'è vero che molti sono venuti anche sabato con le famiglie. Il pubblico particolare è stato quello delle scuole, con più di 5.000 tra ragazzi e bambini delle elementari e delle medie. L'entusiasmo dei giovanissimi dimostra un grande interesse per attività sportive che difficilmente hanno modo di avvicinare. Allora, qui i bambini stanno facendo un percorso molto simile a quello che faranno poi gli adulti il 18 giugno alla Verona Force Run. Qui i bambini si stanno divertendo su questo percorso ad ostacoli, perché è un percorso simulato tipo i Marines, quindi devono fare dei passaggi un po' difficoltosi, devono portare dei pesi e devono percorrerlo correndo, logicamente, questo percorso. Cos'è che diverte di più i bambini? Ma sicuramente è cimentarsi a superare queste difficoltà che sicuramente al giorno d'oggi non le trovano tutti i giorni, quindi per loro è un po' una novità e riscoprire anche delle cose che forse non hanno mai visto.
il Vovinam Viet Vo Dao, l'arte marziale vietnamita, molto ricca, molto completa, dove si sviluppano varie caratteristiche del corpo, dall'equilibrio, la potenza, l'agilità, si studiano varie cose, sui ragazzi qua dietro stanno provando qualche tecnica, qualche movimento di braccia, di gambe, studiamo cadute, capriole, parte acrobatica, difese personali. E siamo attivi sul territorio veronese da oltre 20 anni. Questo tipo di disciplina accentua o fa scaricare l'aggressività? Fa controllare l'aggressività, perché si impara a controllare il proprio corpo, si impara a capire i propri limiti, a superarli, vincere le difficoltà, difficoltà emotive o difficoltà fisiche che uno può avere o non può avere in base alla sua costituzione. Diciamo che serve per equilibrare, per controllare. Tanti casi, tanti ragazzi che sono arrivati in classe e che avevano problemi, diciamo, gestionali a casa, gestionali perché sono iperattivi, trovano un modo per appunto scaricare la loro iperattività e imparare poi a stare nel gruppo, che è la cosa più importante. La manifestazione promossa dall'Assessorato allo Sport e Tempo Libero del Comune di Verona con il patrocinio del CONI è un'occasione speciale per provare, mettersi in gioco e scoprire i valori formativi dello sport per una crescita sana ed equilibrata. Chiedono la cosa più importante è se non c'è vento, perché siamo legati dal fattore come ci spostiamo nella vita, no? O pedalando o col motore o con altri mezzi. In realtà il vento c'è sempre, perché viene formato esattamente dal sole e quindi basta avere un po' di pazienza e sono attratti da questo. Quando invece poi arrivano in acqua sono affascinati dal fatto che non c'è rumore. Si sentono i profumi della terra, si sentono poi, si vedono gli animali, si vedono i pesci e c'è uno spostamento. L'unico rumore che è una musica è lo scuoscio dell'acqua. In un padiglione dove scorrono le immagini delle vittorie italiane alle Olimpiadi di Rio sono esposte alcune delle medaglie vinte dagli atleti veronesi alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi a partire dagli anni 60. Cosa può insegnare lo sport ai ragazzi? Ma diciamo che lo sport è un ottimo supplemento educativo a quello che può dare l'insegnamento di qualsiasi famiglia. Un piccolo esempio, magari non si ascolta i genitori, non si ascoltano i professori, non si a scuola, però tutti ascoltano attentamente quello che dice l'allenatore, il proprio coach, e credo, anzi sono convinto che lo sport è fondamentale per l'educazione dei nostri figli. Anche perché dice che delle regole ci devono essere in qualche modo per raggiungere degli obiettivi, o no? Ma lo sport è fondato su delle regole. Rispetto agli avversari, rispettare le persone, soprattutto il coach, insegna a rispettare il lavoro di gruppo di tutti. Qui il bello è che vengono a conoscere anche sport che altrimenti non conoscerebbero assolutamente, quindi poi ognuno logicamente segue la propria strada, però si dà l'opportunità di vedere, di provare, di essere qui insomma in modo non competitivo e quindi è bello, a noi piace, ecco. L'evento è organizzato in collaborazione con Verona Fiere, il corso di laurea di scienze motorie dell'Università di Verona, l'ufficio scolastico regionale, ambito territoriale di Verona, il centro servizi formativi Stimatini e la Fondazione Bentegodi. Scienze Motorie porta a Sport Expo ormai da quasi 7 anni una certa compagine che è formata da laureandi di triennale e laureandi di laurea magistrale. Quindi ci sono delle squadre formate da studenti del secondo anno della triennale con capitanati, diciamo, da studenti più adulti di quarto e quinto anno. Questa ovviamente è un miglioramento che abbiamo fatto negli anni. Loro sono qui in un'attività o di tirocinio o di autoformazione, come se fosse un'esercitazione che invece che svolgere a scienze motorie in accademia la svolgiamo qui sul campo.
Beh, la Barcavela insegna uno stile di vita, è una vita fatta di valori, di ecologia, soprattutto di condivisione, di spirito di amicizia e fraternità, perché quando si è in equipaggio ovviamente si convive con delle altre persone, maschi e femmine che siano, con tante etnie e con tanti valori. Tra l'altro uno sport che elimina le diversità, nel senso che è adatto anche per i disabili in un certo senso. Lo sport della vela in realtà è adatto per questa forma di disabilità, in quanto i mezzi sono adattati in base alla funzionalità delle persone. Quando siamo in acqua, quando sono in acqua, non esiste una disabilità. Questo tipo di sport, parlo della canoa in particolare, ma anche del rafting, cosa può insegnare ai ragazzi? Può insegnare moltissime cose. In prima battuta, lo misurarsi con se stessi e con la forza di un elemento con il quale non siamo abituati ad avere a che fare, con l'acqua. E con il fiume, che è un ambiente un po' dimenticato nei nostri tempi, ma è un ambiente assolutamente affascinante.